ragazzi, benvenuti all'appuntamento con le stelle della settimana dal 9 al 15 di novembre. Per tutti quelli che ancora non mi conoscono e capitano per la prima volta da queste parti, io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo, o meglio, un astro coach. Se non vi siete ancora iscritti a questo canale, fatelo attivando la campanella per restare sempre connessi e aggiornati sulle novità in uscita. E inoltre vi ricordo che dal lunedì al venerdì nella mia pagina Facebook e sul mio sito internet trovate tutti i link qua sotto nella descrizione del video, insieme ai minuti per andare ad ascoltare il segno dell'oroscopo che vi interessa. Io pubblico l'oroscopo giornaliero in versione scritta e quindi se vi fa piacere possiamo farci compagnia anche dall'altra parte mettendo un bel mi piace sulla pagina Facebook oppure entrando direttamente nel sito nella sezione oroscopo. Bene ragazzi, allora intanto sono pieno di segni, se si vede, non ho fatto punturine, ma c'è una creatura nuova in casa. Abbiamo adottato una sorellina per Arthur, che è uno spettacolo della natura, ma è molto piccola e quindi quando bacia, graffia e mordicchia, e quindi ho tutta la faccia piena di segni. Oltretutto sembro un terremotato perché è stata una settimana molto impegnativa. Punto primo per fare accettare ad Arthur la sorellina, per farle capire che non stiamo sostituendo lui, ma stiamo aggiungendo un pezzettino di cuore alla casa. E poi perché quando, non so se avete idea di che cosa significhi avere un cucciolo in casa, perché ha praticamente 3 mesi neanche, non so se avete idea di cosa significhi avere un cucciolino in casa da educare. E quindi sono un po' provato, oltretutto, giusto per non farmi mancare nulla, avevo anche delle situazioni familiari particolari tuttora in essere, e quindi ale, dai ragazzi, vabbè, dai che il 2020 sta finendo. Bene, allora, prima di iniziare a parlare, poi magari ve la faccio vedere se si alza perché sta dormendo e non vorrei mettere un disequilibrio all'ambiente in questo momento, perché sennò appena si mette in movimento è una divoratrice di mondi. Allora, intanto prima di parlare di come sarà la settimana segno per segno, la settimana che va dal 9 al 15 novembre segno per segno, vorrei fare con voi la solita panoramica del cielo della settimana. In questo momento il Sole sta transitando nel segno dello Scorpione e questa settimana peraltro farà un aspetto armonico di trigono con Nettuno nel segno dei Pesci. E abbinato anche a Mercurio, che martedì 10 entra nello spazio, ritorna, meglio dire, ritorna nello spazio zodiacale dello Scorpione, dopo avercene fatte passare di tutti i colori con una retromarcia nell'ultimo mese, è stato molto pesante e faticoso. Adesso dal 10 entra Mercurio nello Scorpione e insieme al Sole, che farà un trigono con Nettuno, da questa settimana avremo tutti voglia di sognare, di evadere da una realtà che ci sta tanto tanto stretta. Il flusso nella comunicazione si sblocca e quindi tutti noi vivremo una fase molto più gestibile e meno faticosa per quanto riguarda la comunicazione, lo sviluppo di alcuni progetti, la pianificazione, l'andare anche a prendere tutte le informazioni, reperire tutte le informazioni utili e quindi abbinato al Sole che ci farà sognare, ci metterà in qualche modo in contatto con le nostre profondità, anche le cose, anche i nostri sogni più torbidi, perché lo Scorpione, ragazzi, è questo. E quindi insieme a Mercurio avremo proprio voglia anche di concederci qualche peccato o tirar fuori, ingegnarsi in qualche modo per aggirare l'ostacolo ed eludere il sistema. In qualche modo siamo tutti in questa fase. Non so se sentite, ma stanno dormendo e stanno sognando e fischiano. Poi abbiamo una bellissima Venere a casa sua nel segno della Bilancia, che da questa settimana farà un aspetto di opposizione stretto stretto con Marte, che è a sua volta a casa sua nel segno dell'Ariete, e questa
questa combinazione, questa opposizione andrà ad agevolare soprattutto i segni cardinali che sono Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, ma un po' tutti noi sentiremo il desiderio adesso di prendere in mano una situazione e attuare delle nuove strategie abbinate a delle scelte più ponderate. E quindi in qualche modo si entra in una fase molto importante e decisiva. Sebbene questo Marte fino alla fine della settimana avrà una retromarcia inserita che poi lo porterà a sbloccarsi il 14 di novembre e sarà inarrestabile perché poi Marte, dopo una lunga sosta di retrogradazione nel segno dell'Ariete, andrà dritto e spedito verso l'inizio dell'anno nuovo su gennaio. Per tutta la settimana transiterà. Per tutta la settimana, della prima settimana di gennaio, transiterà ancora nell'Ariete per poi uscire finalmente e andare nel segno del Toro. È personale, il finalmente. Dopo abbiamo un bellissimo Giove che è congiunto a Plutone nel Capricorno. E questi valori ricordano molto quello che è iniziato a inizio anno con quello che conosciamo tutti, sebbene adesso i valori siano completamente diversi nel cielo e in qualche modo, sebbene adesso ci sia nuovamente un lockdown scaglionato, zona rossa, zona verde, zona verde non piaceva più, c'è la zona arancione, zona gialla, zona rossa, io sono nella rossa, fatemi sapere in quale zona siete anche voi, adesso è un lockdown un po' diverso rispetto a quello di marzo, però questo Giove in congiunzione a Plutone ci porta in qualche modo a chiudere nuovamente i rubinetti e per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguardano tanti aspetti di vita connessi ai soldi, alle finanze, adesso entriamo un po' in una fase dove si chiudono i cordoni della borsa e quindi vediamo un po' cosa succederà. Quindi vi dicevo, Giove è congiunto a Plutone nel Capricorno, poi abbiamo sempre Saturno nel Capricorno che sta macinando gli ultimi gradi e sta per entrare nel segno dell'Acquario, dove si trasferirà in pianta stabile dal 17 di dicembre, giusto, Simone? Sì, tra il 17 e il 18 di dicembre entra in questo segno. Dopodiché abbiamo un Urano nel segno del Toro, che questa settimana, già verso la fine della settimana, farà un aspetto di opposizione con Mercurio nel segno dello Scorpione. Poi abbiamo Nettuno che è nel segno dei pesci, Plutone che è nel Capricorno, come vi avevo già anticipato, ma il piatto forte sarà la lunazione della settimana, perché la Luna nella giornata di lunedì sosta in due segni zodiacali. Nella prima parte della giornata si trova nel segno del Leone per poi nel pomeriggio spostarsi nel segno della Vergine. In questo segno zodiacale sosterà fino a mercoledì sera per poi transitare nello spazio zodiacale nella Bilancia. In questo segno transiterà fino a venerdì per poi spostarsi verso la fine della settimana nel segno dello Scorpione e domenica 15 la Luna diventa nuova proprio nel segno dello Scorpione. E quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come saranno le stelle della settimana, segno per segno. Parliamo del segno dell'Ariete, un segno che da questa settimana entra in una nuova fase un po' più disponibile per quanto riguarda soprattutto le decisioni e le scelte da mettere in campo per far funzionare una volta per tutte quelle dinamiche di vita che in qualche modo stanno riscontrando delle enormi difficoltà nella gestione. Si parla di rapporti di lavoro, si parla di questioni economiche, si parla di rapporti professionali, di rapporti sentimentali. Ecco che l'opposizione di Venere in opposizione a Marte nel vostro segno, che peraltro da questa settimana ritorna a prendere un moto diretto, ecco che ci troviamo di fronte a un Ariete che deve
ponderare molto bene le proprie decisioni e scelte importanti per far funzionare il tutto. E questo tutto adesso diventa meno pressante, meno urgente. Avrete la sensazione di essere meno sotto tiro, di essere meno minacciati. E quindi in qualche modo questi valori che si riscontrano poi nel vostro cielo, da questa settimana iniziano a farvi trovare diverse soluzioni senza scendere più a inutili compromessi, ma anche senza fare delle rivoluzioni o senza scendere in campo con il coltello tra i denti. E quindi possono prendere forma soprattutto nelle ultime giornate della settimana, da giovedì in avanti, delle soluzioni decisive anche in base al vostro atteggiamento per far funzionare le cose e per soddisfare un po' tutti quanti. Però si può anche parlare di un ariete che in questo momento, mosso da determinate urgenze che si sono verificate soprattutto dal 31 del mese di ottobre in avanti, con questa luna piena che si è formata nel segno del toro, che ha messo l'accento su tutte le questioni economiche, o da spartire se c'è stata una separazione, o tutte le questioni economiche da far quadrare a livello familiare o a livello professionale, se si parla di una libera professione, ecco che bisogna aspettare ancora un attimino, perché sarà il fine settimana, la fine di questa settimana, che porta un'armonizzazione del cielo e vi aiuta in qualche modo a trovare una soluzione anche in quel settore. Non escludo che sia proprio la famiglia o una persona che gravita attorno alla vostra vita a portarvi la soluzione. Quello che cambia è soprattutto il vostro atteggiamento. Sarete meno arroganti, meno boriosi, meno imprevedibili, e quindi in qualche modo gli altri che ruotano attorno a voi vedono un cambiamento in voi e decidono in qualche modo di venire anche loro incontro, o viceversa, o sarete voi a venire incontro senza scendere a inutili compromessi, trovando una soluzione che possa andare bene per tutti. L'inizio della settimana è un po' più faticoso, la luna nella giornata di lunedì cambia faccia nel pomeriggio e questo può, il passaggio dal leone al segno della vergine, può andare un po' a scompaginare i vostri impegni precedentemente presi e quindi in qualche modo quelle giornate poi di martedì e di mercoledì saranno un'estensione della giornata di lunedì che vi può mettere, non dico di cattivo umore, ma avrete ancora la sensazione fino a mercoledì di avere l'acqua alla gola o meglio sotto il naso e quindi ci sono ancora delle urgenze da sbrigare. Poi da giovedì in avanti le frequenze cambiano e lì possono prendere forma le strategie, le soluzioni, possono arrivare delle notizie importanti che vi aiutano a ripiegare su un nuovo fronte e ritrovare tutte le soluzioni del caso. Sono giornate importantissime anche per quanto riguarda il discorso sentimenti, le giornate che vanno da giovedì a venerdì e comunque anche parte del sabato, perché possono in qualche modo crearsi delle situazioni nelle dinamiche di coppia che aiuteranno soprattutto le coppie che hanno attraversato un periodo di crisi. E quindi può ritornare un certo tipo di dialogo, può esserci una mediazione completamente diversa se siete in una fase di separazione, ci sono degli accordi che in qualche modo in quelle giornate prendono forma. Poi dovrete aspettare il fine settimana, quando questa luna diventa nuova nel segno dello scorpione, per avere una visuale migliore e maggiore sul futuro. E non escludo che proprio nel fine settimana il cielo possa armonizzarsi anche a livello familiare, trovando delle soluzioni o ricevendo un aiuto importante, un sostegno importante o emotivo o economico da parte di
di un familiare. In coppia, quelli che stanno bene non hanno problemi, questa Venere in opposizione genera tutti i presupposti per costruire e quindi è una Venere che non accetta sbavature, vuole il meglio e quindi invita le coppie che stanno bene, non hanno nessunissimo problema, a pianificare un futuro che possa garantire una maggiore stabilità. Per quanto riguarda invece il discorso single, fatevi trovare pronti tra giovedì e venerdì. Lo so che siamo in lockdown, lo so che non c'è che ci sono i coprifuoco, lo so che ci sono un sacco di restrizioni, ma allo stesso tempo ci sono anche un sacco di modi alternativi per conoscere gente nuova. E non escludo che tra giovedì e venerdì, o se vi piace qualcuno già e avete messo gli occhi su qualcuno, o se frequentate magari un corso online, se chattate, possano arrivare delle piacevoli sorprese. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati, soprattutto nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Bye bye! Parliamo del segno del toro, un segno che vivrà una settimana, dal mio punto di vista, più sostenibile e importante per quanto riguarda soprattutto il discorso professionale e finanze. È una settimana che vi vedrà in qualche modo protagonisti anche grazie alla luna che diventa nuova in opposizione, ma anche al ritorno di Mercurio in opposizione nel segno dello Scorpione. Tutti quei progetti che hanno subito una fase di rallentamento dall'inizio dell'autunno, e quindi parliamo di fine settembre, ottobre, e tutte quelle cose che avevate messo in qualche modo in cantiere e che si sono bruscamente interrotte e rallentate, non tanto a causa vostra, ma a causa delle altre persone, ecco che grazie a Mercurio che entra in opposizione da martedì, vivrete una fase molto più sostenibile e importante proprio per quanto riguarda lo sblocco e riceverete delle conferme, dal mio punto di vista, molto interessanti. Quindi se state cercando di pianificare determinate cose, se siete insoddisfatti, se in qualche modo ci sono delle cose che nel lavoro non vi piacciono più o se state aspettando delle conferme, ecco che questa è una settimana decisiva e importante che vi porterà proprio a sbloccare tutto quello che è andato in stand-by. La settimana inizia nella giornata di lunedì con una quadratura della Luna che però già nel pomeriggio allenta la tensione e diventa molto importante. La giornata di lunedì inizia un po' con il piede sbagliato, ci sono delle, magari sono le vostre sensazioni, le vostre emozioni che in qualche modo non vi permettono, è un po' come indossare un vestito di due taglie in più o in meno e quindi c'è una sensazione di malessere nella giornata di lunedì che poi però con il passare delle ore quella cappa si allenta, quella sensazione di precarietà si allenta e grazie alla luna che entra nel segno della Vergine già da lunedì pomeriggio e che vi sosterrà fino a mercoledì, almeno fino a mercoledì sera, preparatevi a ricevere delle piacevoli sorprese che vi anticipano lo sblocco e quindi in quelle giornate potreste ricevere delle telefonate tra lunedì, martedì e mercoledì, delle telefonate importanti di lavoro, farete voi delle richieste che in qualche modo vi porteranno poi a sbloccare tutte o a ricevere delle risposte importanti. C'è la possibilità, siccome sarete molto in vista in quelle giornate, di fare una bella figura o di ricevere finalmente una conferma positiva in base all'impegno profuso nelle ultime settimane, quindi in qualche modo vi direi di pianificare e di piazzare strategicamente le vostre pedine nei primi giorni della settimana per ottenere qualcosa di più. Poi cambiano le frequenze giovedì e venerdì, sono giornate che in qualche modo possono impattare ancora un attimino sulle vostre prestazioni, sebbene se avete avuto in qualche modo nelle ultime settimane dei malesseri fisici o psicofisici dovuti ai ritmi, dovuti all'attesa, dovuti in qualche modo anche al dover pianificare e gestire un po' il tutto, scadenze, cose, onde evitare
di arrivare impreparati o mal preparati anche per quanto riguarda il discorso lockdown nel lavoro, se avete avuto la sensazione di essere con l'acqua alla gola, ecco che nonostante queste giornate, quelle di giovedì e di venerdì, siano un po' impegnative e possono in qualche modo ancora dare quella sensazione di spendervi un po' troppo, tuttavia ritroverete anche una serie di benessere che avevate in qualche modo messo da parte, e quindi c'è anche la possibilità di recuperare un po' fisicamente, sebbene saranno comunque giornate che possono togliere ancora qualcosina. Poi nel fine settimana la Luna entra in opposizione già verso la giornata di sabato, entra in opposizione e lì in qualche modo arrivano delle conferme importanti, perché questa luna che diventa nuova nel segno dello scorpione chiude un ciclo che si è aperto con la luna piena nel vostro segno che si è verificata ad Halloween il 31. E quindi c'è la conclusione di un qualcosa che in qualche modo vi permetterà di dare il là a un nuovo inizio, o nel lavoro o per quanto riguarda il discorso sentimenti. Proprio per quanto riguarda il discorso sentimentale, Venere in questo momento si trova nello spazio zodiacale della Bilancia ed è una Venere che in qualche modo può spegnere un po' l'entusiasmo, può raffreddare le lenzuola in favore di un qualcosa che è più urgente in questo momento. E quindi in qualche modo il Toro ha delle priorità, delle necessità che possono sottrarre tempo di qualità alla coppia. Ed ecco che nel fine settimana, grazie alla Luna che diventa nuova nel segno dello scorpione, andrete un po' a rinverdire il rapporto se si è raffreddato. Vi ritaglierete molto più tempo, molto più spazio per i sentimenti e cercherete anche di ritrovare, o perché lo recuperate strada facendo, o voi perché vi mettete di buzzo buono, a recuperare anche un certo tipo di dialogo e di benessere con il partner se ci sono stati dei problemi. Per quanto riguarda il discorso single, questa Venere non offre moltissime garanzie in questo momento, ma non è solo per il lockdown. È più che altro perché è una Venere che può mettervi in contatto con tutte le delusioni del passato, magari non avete molta voglia di mettervi in discussione in questo momento, e magari alcuni nati del segno dicono: ma a me chi me lo fa fare? Ecco, al momento non si può puntare su delle conferme e delle garanzie che possono arrivare nel settore sentimenti. Tuttavia, queste opposizioni, questo Mercurio che torna in opposizione e questo Sole in trigono a Nettuno vi dà la possibilità di conoscere delle persone o comunque a sognare anche ad occhi aperti con persone che magari non conoscete veramente nella realtà, e quindi in qualche modo c'è come un crearsi un alibi per non prendere impegni, ma per divertirsi senza, con tutte le protezioni del caso, senza farsi troppe aspettative. Però c'è un sognare, c'è un tirar fuori qualche cosa che avete chiuso in un cassetto, e le giornate più importanti per quanto riguarda questo tipo di ripresa anche dell'Eros sono proprio quelle del fine settimana. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao ciao! Parliamo del segno dei Gemelli, un segno che da una parte è sostenuto dal transito di Venere nel segno della Bilancia, che in qualche modo accende i riflettori e mette l'accento su tutti i talenti, su tutte le cose da promuovere, tutte le nuove idee, i nuovi progetti da sviluppare, ma che dall'altra parte deve in qualche modo riscontrarsi ancora con delle difficoltà o con dei problemi che in qualche modo non permettono al momento di estendere il braccio d'azione nello sviluppo di questi progetti, oppure sta vivendo una fase impegnativa proprio per sbloccare alcuni problemi che si sono verificati tempo fa e che in questo momento non danno la possibilità di realizzare quello che vorreste. In qualche modo
Vi ritrovate in una fase di chiusura, perché poi il 2021 sarà completamente diverso, in una fase di chiusura di tutti quegli errori che vi siete creati strada facendo per scelte sbagliate che avete preso nel corso del passato e per cui oggi in qualche modo pagate delle conseguenze, pagate il prezzo di quelle scelte sbagliate. Si parla di questioni soprattutto economiche, finanziarie, da mettere a posto, ci sono delle paure, paure magari di fare il passo più lungo della gamba, ci sono magari delle paure connesse proprio al fatto di non poter riuscire in qualche modo a sviluppare tutto quello che vorreste per mancanza di fondi, e quindi c'è la sensazione come che stia passando un treno che voi non riuscite in qualche modo a prendere, o che avete la paura di arrivare in stazione in ritardo e di vedere il treno andare via. Nessuna paura, tutte queste situazioni energetiche che si stanno creando creano oltretutto le condizioni ideali per poter farvi aguzzare l'ingegno e trovare nuove strategie per aggirare il sistema o gli ostacoli. La settimana inizia con il piede sbagliato, nel senso che la prima parte della giornata di lunedì sarà piuttosto dinamica e c'è la possibilità in qualche modo di ricevere delle notizie, delle telefonate che vi vanno però un po' a scompaginare i programmi presi, o ci sono delle situazioni inaspettate che arrivano sul versante casa o famiglia che possono farvi perdere un po' di tempo prezioso che dedichereste volentieri ad altro. E fino a mercoledì la situazione può essere un po' instabile, soprattutto a livello emozionale, perché la quadratura della luna già dal lunedì pomeriggio va a impattare nelle vostre emozioni, pungendovi i punti già sensibili o quelli troppo esposti. Tuttavia, poi questa luna avrà anche un po' il compito di portarvi in qualche modo nelle profondità di voi stessi per o costruire nuove barriere difensive o per capire effettivamente quello che vi manca e dove state in qualche modo investendo male il vostro tempo, e se ci sono dei problemi che non sono vostri ma arrivano a causa degli altri, ecco che quelle giornate vi faranno capire veramente dove avviene la dispersione di tutta quell'energia che state dedicando ad altri, mettendo da parte voi stessi. Le giornate di giovedì e di venerdì sono, già da mercoledì sera cambiano fortunatamente le frequenze, ma sarà soprattutto la giornata di giovedì e venerdì importantissime, che portano in qualche modo intanto ad assumere un atteggiamento completamente diverso e un po' più fiducioso, e riscoprirete anche il desiderio di riprendere in mano un progetto che avevate abbandonato. C'è il risveglio di un qualcosa che stava dormendo tra giovedì e venerdì, ma sono anche giornate molto utili per ricevere una conferma, soprattutto in ambito professionale. C'è una ripresa, questo Mercurio, in qualche modo, che già da martedì esce dalla bilancia per entrare nel segno dello Scorpione, è un Mercurio che può velocizzare alcune cose o aiutarvi in qualche modo a riprendere in mano il controllo di un qualcosa che stava sfuggendo a livello professionale, e l'ingegno, tutte le vostre idee che state cercando di sviluppare o di mettere in cantiere, adesso diventano ancora più brillanti e sempre più fattibili. Quindi, in qualche modo, verso la fine di questa settimana, i gemelli iniziano a trovare delle soluzioni per aggirare l'ostacolo e il sistema. Un sistema che non permette in questo momento ancora di fare il passo in quella determinata direzione. Nel fine settimana, se potete, staccate la spina per rigenerare e ricaricare le batterie. Un po' ci penserà questa luna che diventa nuova nel segno dei gemelli, nel segno dello Scorpione, scusatemi, e che per voi gemelli avrà il delicatissimo compito di farvi capire che adesso avete bisogno di altri ritmi, ritmi magari più sostenibili, perché state investendo male
le vostre risorse, ma anche le vostre energie. Non escludo che qualcuno nato dei gemelli possa intraprendere un discorso di dieta, magari per rimettere a posto alcune cose del benessere psicofisico, e quindi nel fine settimana decida di cambiare magari qualcosa a livello di alimentazione, togliere magari qualche cosa che in qualche modo sta danneggiando il vostro fisico. Si può parlare di una dipendenza, insomma. Questa luna nuova metterà un accento sul fisico e sul benessere psicofisico. E quindi nel fine settimana staccate la spina, rigeneratevi e dedicate tutto il tempo del fine settimana per tutte le cose o che avete accumulato strada facendo o ritagliatevi del tempo di qualità e di benessere per voi. Per quanto riguarda il settore sentimenti, questa Venere, questa bellissima Venere nel segno della bilancia vi aiuta ad emergere. In questo momento siete più visibili rispetto ad altri segni zodiacali e quindi in coppia c'è la possibilità di ritrovare un dialogo e di ritrovare anche tutta una serie di fisicità che è andata perduta magari verso la fine dell'estate e quindi adesso c'è anche un riscoprire, un riattivarsi a livello fisico, ma anche c'è un'intesa completamente diversa, si può ritrovare un dialogo e alcune preoccupazioni connesse ai figli che possono aver impattato a livello energetico nella coppia, adesso da questa settimana, sebbene bisognerà aspettare verso la fine, comunque da giovedì in avanti, si riscopre un'armonia che è andata un po' perduta. Per quanto riguarda il discorso single, siete molto visibili. E quindi c'è la possibilità, in sicurezza naturalmente, di ottenere delle conferme di natura sentimentale o se vi piace qualcuno avrete la possibilità di manifestare il vostro sentimento o il vostro interesse verso una persona, soprattutto nelle giornate di giovedì, venerdì, ricevendo una conferma. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao ciao! Parliamo del segno del cancro, un segno che da questa settimana, un po' come tutti i segni fissi, i cugini del cancro, che sono l'ariete, la bilancia e il capricorno, entrano in una fase un po' più disponibile che porta in qualche modo delle soluzioni importanti a tutti quei problemi che si sono generati strada facendo, soprattutto negli ultimi mesi o nell'ultimo mese con il passaggio del sole nel segno della bilancia. La buona notizia è che Mercurio martedì esce dalla quadratura per entrare nel segno amico dello Scorpione, segno peraltro dove sta in questo momento transitando anche il Sole, quindi in qualche modo essendo il vostro stesso elemento, questo Sole di transito nello Scorpione e facendo un aspetto armonico con Nettuno, vi rende estremamente sognanti, vi rende particolarmente sensibili, ma insensibili in un modo diverso, non sensibili ed esposti, sensibili ma con una voglia di dare molto più spazio a tutte quelle cose che avete purtroppo messo da parte strada facendo e che adesso si risvegliano in qualche modo. Questa è una sensibilità che vi permette anche di intercettare tutti i vostri nuovi talenti, i nuovi valori, tutte le cose su cui pianificare e riformulare e rimodulare la vostra vita, se soprattutto questa vita è andata in mille pezzi nel corso degli ultimi anni. Adesso arrivano delle soluzioni, arrivano delle nuove strategie, arrivano dei consigli, degli stimoli o delle percezioni che in qualche modo vi aiutano anche a farvi trovare al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste o avere l'intuizione giusta che vi permetterà di sbloccare un problema. L'aspetto di opposizione che si genera tra Venere e Marte, che voi avete in quadratura, da questa settimana, soprattutto con la ripresa di Marte verso la fine della settimana, possono arrivare delle soluzioni
o una tregua, cioè un firmare una tregua per quanto riguarda un discorso professionale che è diventato un settore particolarmente delicato, così come anche in famiglia, se ci sono stati dei problemi, adesso arrivano delle soluzioni e non escludo che sia proprio o un familiare a tendervi un aiuto prezioso, così come un datore di lavoro o il vostro atteggiamento che vi permette in qualche modo di trovare una soluzione diversa che possa andar bene per tutti e far funzionare le cose. La settimana inizia dove con un po' di lentezza, nella giornata di lunedì, soprattutto nella mattinata, sarete un po' anche goffi, non vi sentirete in qualche modo particolarmente brillanti. Poi la luna nel pomeriggio cambia di segno, entra nel segno della Vergine e andrà a velocizzare parecchio il vostro cielo. C'è un riattivarsi, c'è anche un trovare soluzioni, ricevere telefonate, avrete in qualche modo la sensazione di uscire un po' dal pantano e nelle giornate di martedì e di mercoledì c'è il riattivarsi di un cielo che vi porta ad avere più stimoli, più notizie, conferme che possono arrivare, la firma che da mettere su un qualcosa che vi aiuta a sbloccare una situazione che è andata in stand-by e che vi ha messo in una sensazione di stare come in bilico. Ancora un po' di incertezza nelle giornate di giovedì e di venerdì con questa luna che entra in quadratura, però automaticamente questa luna nella bilancia genera tutte quelle condizioni necessarie e ideali per poter capire veramente che cosa non sta funzionando e come fare per far funzionare le cose. Quindi sono giornate dove abbasserete un pochino i vostri livelli e entrerete in contatto con delle emozioni che in qualche modo vi possono destabilizzare un attimo, tuttavia sono necessarie queste, questo, è necessario questo passaggio per capire effettivamente come fare per sbloccare un problema. Fantastica il fine settimana con questa luna che già da venerdì sera cambia completamente le frequenze e irrompe nello spazio zodiacale dello Scorpione, il vostro segno amico, e che per giunta domenica ci sarà la luna nuova nel segno dello Scorpione. Quindi una importante novità sta prendendo forma sotto il vostro cielo e queste novità portano conferme e riscaldano un qualcosa che si era raffreddato. Per tutti quelli che del Cancro hanno messo e piazzato strategicamente dei progetti, hanno messo in funzione delle idee e hanno cercato di sviluppare i talenti o di ingegnarsi per aggirare tutti gli ostacoli e che in qualche modo hanno subito una fase di rallentamento, adesso con questa luna che diventa nuova nella giornata di domenica e grazie a Marte che si sblocca verso il 14 di novembre, arrivano delle soluzioni, arrivano delle conferme importanti. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, c'è ancora una situazione un po' instabile perché Venere è in quadratura nella bilancia, c'è la possibilità per chi è in coppia di trovare una soluzione se ci sono stati dei problemi connessi alla casa, alla famiglia, con i figli, c'è un qualcosa che si risolve. Bisogna però condire un po' di più gli aspetti connessi alle dinamiche sessuali e quindi in qualche modo questa luna poi nel fine settimana vi darà il permesso di riscaldare un qualcosa che si è raffreddato. E per quanto riguarda invece le coppie che sono entrati in una fase di separazione, ecco che arrivano gli accordi già da questa settimana, soprattutto verso la fine della settimana. I single in questo momento non dovrebbero puntare troppo sulla costruzione di un sentimento. In questa fase bisognerà aspettare la fine, verso la fine di novembre, dopo almeno verso vi dico quando, così vi mettete il cuore in pace. Il 21 di novembre, quando Venere uscirà dalla quadratura, vi darà la possibilità e il permesso di realizzarvi anche a livello sentimentale attraverso le nuove conoscenze. In questa fase bisogna dare molto più spazio al fisico. Siamo in lockdown, lo so,
indipendentemente dalla zona verde, no, gialla, rossa e arancione, però in questo momento, siccome siete in bella vista e questo sole è in aspetto di trigono a Nettuno, non escludo che possiate farvi dei sogni, particolari anche in merito a qualche o amico, o qualcuno che avete conosciuto durante l'estate, c'è un ricontattare, un ritorno sulle scene di una persona che in qualche modo avevate già conosciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Bye bye! Parliamo adesso del segno del leone, un segno che ha momentaneamente la criniera un po' spenta. Questo è dovuto prevalentemente al fatto che il sole, al suo passaggio nel segno dello scorpione, in questo momento, obbliga il leone a confrontarsi con tutte le sue fragilità che emergono e affiorano in superficie. Il passaggio del sole nello scorpione segna la prima quadratura dal compleanno e tuttavia un passaggio necessario con cui il leone deve confrontarsi ogni anno in questo momento, in questo periodo dell'anno, dove il leone abbassa temporaneamente le difese, scende nelle profondità di se stesso, mette un po' sotto revisione alcune cose, per capire come far funzionare un po' il tutto. E quindi possiamo essere di fronte a una fase particolarmente impegnativa, ma importante per mettere sotto revisione, ma anche per mettere in sicurezza determinate cose. In questa fase la fragilità, le emozioni, la famiglia, la casa, le preoccupazioni connesse al lavoro possono essere all'ordine del giorno e quindi adesso il leone deve confrontarsi con tutta una serie di situazioni da mettere un po' a posto. E questa settimana c'è una buona notizia, nel senso che verso la fine della settimana, nella giornata di domenica, la luna diventa nuova. Proprio nel segno dello scorpione e va un po' a chiudere quel ciclo che si è aperto con il 31 di ottobre, quando la luna è diventata piena nel segno del toro, e adesso, chiudendosi quel ciclo, finisce quella fase di discesa negli abissi, nelle profondità, per capire come far funzionare le cose. Quindi è ancora una settimana delicata, soprattutto perché Mercurio martedì entra nel segno dello scorpione e anche lui forma un aspetto disarmonico, sul vostro cielo. La settimana inizia con, una luna di transito nel segno del leone nel vostro spazio zodiacale, per poi transitare nello spazio zodiacale della Vergine nella giornata di lunedì nel pomeriggio. Questo può portare il leone a confrontarsi con situazioni professionali o connesse in qualche modo alle trattative che sono in corso per ottenere maggiori garanzie, quindi si parla di questioni economiche, ma si può parlare anche di una pianificazione, delle urgenze e delle scadenze a livello professionale che possono in qualche modo stare con il fiato sul collo. E lunedì, martedì e parte del mercoledì, almeno fino a sera, la sensazione è proprio quella di chiusura. È una luna oltretutto che vi rende anche molto molto lenti e che può anche in qualche modo dilatarsi il tempo proprio per permettervi di capire cosa vi manca e come fare per raggiungere tutto quello che vi manca. Poi da mercoledì sera la luna esce dallo spazio zodiacale della Vergine per entrare nella bilancia. Lì questa luna vi darà uno sprint in più, vi aiuterà in qualche modo anche a cambiare un po' atteggiamento, vi sentirete un po' più fiduciosi, e inizia una fase importante di nuove idee che vi porteranno in qualche modo a pianificare le mosse importanti per
il prossimo futuro, nello sviluppo dei progetti, ma anche per trovare una soluzione per far funzionare tutto quello che è andato in stand-by nel corso delle ultime settimane. Tra giovedì e venerdì possono arrivare delle notizie, che vi aiuteranno a sbloccare un problema o che vi porteranno una conferma in più sul vostro operato. E sempre in quelle giornate, non escludo che possano arrivare dei consigli, degli stimoli o degli aiuti da parte di amici o parenti, se siete alle prese con seccature di tipo familiare o connesse proprio al lavoro. Magari vi arriva la notizia che stanno cercando in quel posto, voi volete cambiare lavoro, oppure vi arriva la notizia che in qualche modo c'è quel documento, si può fare quella richiesta per sbloccare quella situazione connessa alla burocrazia, eccetera, eccetera. E tra giovedì e venerdì arrivano delle soluzioni interessanti. Poi nel fine settimana, già da venerdì sera, la Luna entra nello spazio zodiacale dello Scorpione e lì nuovamente il Leone deve confrontarsi con le proprie fragilità. Tuttavia è l'ultimo fine settimana con questo tipo di lavoro, perché poi la Luna nuova in realtà vi darà la possibilità di capire veramente dove state investendo male, dove dovete rinforzare le vostre barriere, le vostre difese per confrontarvi con il nuovo che sta per arrivare. E quindi tenete ancora un po' di pazienza, tenete duro, perché poi più vi spostate verso la fine del mese di novembre, più ingranerete in velocità e recupererete poi per eccesso tutto quello che si è fermato. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, in questo momento alcune preoccupazioni connesse alla famiglia, connesse al lavoro, per quanto riguarda il discorso economico, o se siete alle prese con un cambio di casa, o se avete avuto dei problemi a livello familiare, ecco che in questo momento dovreste inserire elementi nuovi nella coppia per ottenere un po' una boccata d'ossigeno. Insomma, il rischio è quello che poi nei rapporti tutto possa cronicizzarsi su questi livelli. Quindi, se ci sono dei problemi in coppia, dovete inserire elementi nuovi, dovete inserire degli stimoli nuovi affinché possiate in qualche modo distrarvi da tutti questi problemi che possono appesantire e interferire nelle dinamiche di coppia. Se potete, se vi state accorgendo che la famiglia d'origine o vostra o del vostro partner in qualche modo sta mettendo i bastoni tra le ruote, è arrivato il momento di mettere anche qualche paletto e qualche confine in più per proteggere la vostra coppia. Per quanto riguarda invece il discorso single, questo è un buon momento per fare degli incontri, ma anche per cambiare un po' atteggiamento nei confronti degli ultimi incontri. C'è la possibilità entro un paio di settimane di riprendere i contatti con una persona che avete in qualche modo conosciuto tempo fa e con la quale non è andata a buon fine. Mentre invece poi, se non dovesse verificarsi questo, lo so che siamo in lockdown, vivo anch'io su questo pianeta, non è che vivo su Saturno, però in questa fase tutto quello che può avvenire negli incontri attraverso l'uso della tecnologia, attraverso le chat, attraverso i social network è interessante. Quindi non chiudetevi a riccio, non mostrate quello che non siete, fatevi trovare pronti tra giovedì e venerdì perché possono arrivare degli incontri interessanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare, scusatemi. Ciao ciao! Parliamo adesso del segno della Vergine, un segno che inizia a mettere il turbo e lo sprint giusto nel raggiungimento di quei progetti
progetti o nello sviluppo di quei progetti importanti che vi permetteranno di raggiungere un traguardo notevole. Scusatemi, ma ho avuto un attacco di mammite negli ultimi minuti e quindi me la sono dovuta mettere in braccio. E vi dicevo che con questa settimana la Vergine inizia a mettere il turbo a tutto quello che in qualche modo si è rallentato o si è bruscamente interrotto nel corso dell'ultimo mese o comunque dal compleanno in avanti, tutta quella fase di stoccaggio nel cercare di capire come sviluppare quei progetti che hanno subito un forte rallentamento, con questa settimana si sblocca un po' il vostro cielo e vi verranno in qualche modo aperte delle porte interessanti nelle conoscenze, ma anche proprio nello sviluppo di tutti questi progetti, grazie a delle notizie e a tutto quello che è connesso alla burocrazia che viene sbloccato definitivamente. Ma questo sole di transito nel segno dello Scorpione adesso inizia a fare un aspetto di trigono con Nettuno, che voi avete in opposizione. E qui ci saranno delle sorprendenti rivelazioni, delle novità che arrivano in qualche modo nella vostra esistenza e vi portano delle conferme su alcuni dubbi che avevate maturato nel corso degli ultimi mesi su persone, progetti, tutto quello che ruota anche attorno alle vostre idee e tutti i progetti da sviluppare. Dubbi che vi verranno in qualche modo, riceverete delle conferme sui vostri dubbi, nel bene ma anche non nel bene, nel senso che comunque questo dal mio punto di vista vi toglierete ogni dubbio. Però diciamo che le rivelazioni in qualche modo possono anche di tanto in tanto destabilizzare. Mettiamola così, tutto quello che da settembre, quindi dalla fase del compleanno, quindi da fine agosto, e per buona parte di settembre avete cercato di sviluppare o siete entrati in contatto con alcune persone che ruotano attorno alla vostra professione o persone che in qualche modo avete incontrato anche per questioni affettive nei sentimenti, adesso rivela la vera natura e alcune persone riceveranno delle conferme importanti, togliendosi ogni dubbio. Questo è un po' il comune denominatore della settimana, una settimana che vi vedrà protagonisti fin dall'inizio, proprio perché lunedì, la luna nel pomeriggio irrompe nel vostro spazio zodiacale. Questo porta tutto nella vostra direzione, sebbene ci sarà comunque anche la possibilità di dover prendere delle contromisure all'ultimo minuto, perché riceverete probabilmente delle richieste, delle chiamate, che vanno un po' a interferire con i vostri, programmi già in agenda. Nessuna paura, perché dal mio punto di vista sono comunque piacevoli sorprese. Magari vi arriva qualcosa di più interessante, per cui ripiegherete su quella cosa, più interessante. Martedì e mercoledì, almeno fino alla sera del mercoledì, sono giornate decisive e importanti proprio per iniziare a pianificare tutte quelle mosse importanti per ottenere le risposte che state cercando, anche perché Mercurio, nella giornata di martedì, esce finalmente dallo spazio zodiacale della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione e lì darà una sferzata notevole a tutto quello che è andato in stand-by e si è fermato bruscamente, sia in termini di risposte che stavate aspettando, ma anche proprio nello sviluppo di tutti quei progetti, che sono in cantiere e che hanno subito un rallentamento. Giovedì e venerdì sono giornate molto importanti per quanto riguarda tutte le questioni irrisolte in campo economico. Voi siete un segno che vi portate in qualche modo, vi trascinate da lungo tempo alcune questioni
spinose a livello economico. O fate un lavoro per il quale vi spendete tantissimo e non state ottenendo il giusto riconoscimento, o avete preso delle decisioni in qualche modo che si sono rivelate sbagliate tra il 2018 e il 2019 e adesso state un po' pagando il prezzo di quelle scelte sbagliate. E giovedì e venerdì, grazie anche a questa opposizione che si crea tra Venere e Marte, tra la Bilancia e l'Ariete, riuscirete in qualche modo a ottenere delle conferme di natura economica o perlomeno a trovare la soluzione che possa in qualche modo sbloccare tutti i problemi che si sono creati strada facendo. Anche magari a livello burocratico, perché magari vi arriva quella notizia nel momento giusto, voi farete le richieste nel momento giusto, insomma ci sono delle soluzioni che stanno per arrivare. Bellissimo il fine settimana, grazie a questa luna che diventa nuova nel segno dello scorpione e che vi regalerà delle nuovissime emozioni. Avrete anche la tendenza un po' a sognare ad occhi aperti nel fine settimana. Questo non significa che avrete le fette di salame sugli occhi, però vedrete un po' tutto confettato nel fine settimana e vi preparerete al nuovo, un nuovo che sta per fare irruzione nella vostra vita, che può essere una nuova conoscenza, così come un progetto nuovo che prende il largo a livello professionale e vi porta le conferme. Per quanto riguarda i sentimenti in questo momento, alcuni nodi si sciolgono proprio da questa settimana, soprattutto se avete assunto un atteggiamento troppo difensivo nelle ultime settimane e che non ha permesso in qualche modo o al partner o anche ai nuovi incontri di fecondare qualcosa nell'unione o nelle nuove conoscenze, abbassando i livelli di difesa, ma anche un po' le aspettative, perché diventerete un po' più sognatori, un po' più gentili e meno con l'ascia in mano, vi preparerete in qualche modo al nuovo. E per quanto riguarda le coppie fisse stabili che hanno dovuto gestire una fase o di spegnimento delle emozioni o di trattative per far funzionare le cose, ecco che da questa settimana si ritorna ad avere un po' più di armonia, ma anche a scaldare le lenzuola come si deve. I single in questo momento sono molto ricettivi e non escludo che nel fine settimana si possa fare una conoscenza anche attraverso l'uso della, soprattutto attraverso l'uso della tecnologia, perché questi pianeti di transito nel terzo campo vi aiutano e vi agevolano a incontrare le persone con social network, internet, app. Ma chissà mai, anche magari facendo la fila per entrare al supermercato, magari incontrate una persona che vi piace o sulla quale avete già messo magari gli occhi e riceverete una conferma. Scusatemi, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana. Parliamo del segno della Bilancia. Udite, udite, da questa settimana la Bilancia inizia a prendere un po' più di fiato. Ed grazie a Venere in opposizione a Marte, Venere nel vostro spazio zodiacale e Marte in opposizione, che tra loro si forma un'opposizione stretta stretta e quindi si generano le condizioni ideali per prendere delle decisioni risolutive, costi quel che costi, per far funzionare il tutto. Diciamo che siamo di fronte a una bilancia che si rende conto di tutto quello che in questa fase manca, come fare per raggiungere tutte quelle mancanze, sia in termini economici, professionali, ma anche emotivi, e come fare per sbloccare e risolvere tutti quei problemi che di tanto in tanto portano la bilancia a confrontarsi con il mostro, un mostro che cerca di emergere. E da questa settimana si creano le condizioni ideali proprio per, intanto si ammorbidisce un po' il cielo e questa opposizione tra Venere
e Marte crea le condizioni ideali e perfette per prendere una decisione e trovare le soluzioni giuste per voi, per ottenere quello che vi manca e per risolvere tutti i problemi. Piano piano però ragazzi, ci stiamo allontanando, non è, le cose non è che si risolvono così dall'oggi al domani, però già il fatto che cambino le frequenze, automaticamente noi della Bilancia riusciremo attraverso anche un nostro cambio di atteggiamento, perché torneremo ad essere un pelino un po' più fiduciosi o con le idee molto più chiare, andremo incontro a un periodo sicuramente più facile, più distensivo, dove le cose possono anche mettersi un po' a posto con facilità, con più facilità e non quell'enorme peso, quell'enorme fatica nel trovare la soluzione per far quadrare i conti. Tutte le questioni che riguardano i soldi, i progetti condivisi, il lavoro, la famiglia, i rapporti, le relazioni, adesso, grazie a questa opposizione che si genera tra Marte e Venere, arrivano le soluzioni. O in comunque comincerete a intravedere le soluzioni e cosa dovete fare, cosa dovete scegliere, come dovete gestire tutti questi problemi. E direi che è già un ottimo successo. Piuttosto che restare in balia, adesso arrivano proprio gli aiutini astrologici. Il Sole in questo momento di transito nello Scorpione vi aiuta ad aprire definitivamente gli occhi. E questa è una settimana anche importante per rendersi conto di chi è con voi e chi è contro di voi, quali sono non solo gli atteggiamenti vostri che in qualche modo si stavano cronicizzando e che vi portano anche ad avere un atteggiamento sbagliato, ma anche a rivelare quali sono le persone che o gli ostacoli che vi stanno ostacolando, che vi impediscono di fare quel determinato passo. E grazie a Mercurio che martedì esce dal vostro spazio zodiacale dopo un mese circa di retrogradazione, dove è stato nel vostro segno, poi è entrato nello Scorpione, poi ha messo un moto retrogrado. E adesso è ritornato nella Bilancia ed è riuscito dalla Bilancia. Ora finalmente avrete una visuale maggiore e migliore sul futuro. E oltretutto, questo Mercurio è importantissimo proprio per le trattative che sono in corso per lo sviluppo di progetti ed è un Mercurio che in qualche modo vi porta un'ulteriore apertura degli occhi su alcune cose che dovete in qualche modo sistemare. E in questo momento riuscirete anche a prevenire, grazie al vostro intuito o comunque grazie ai consigli che possono arrivare dal mondo esterno, riuscirete anche a prevenire determinate cose che possono nascondersi al vostro sguardo e che possono essere in agguato dietro l'angolo e evitare di entrare in dinamiche che possono rivelarsi pericolose. Quindi mi raccomando, date retta all'intuito e alle persone che in qualche modo vi ruotano attorno e ne sanno un po' più di voi. La settimana si apre con una luna nel segno del leone e diventa una luna un po' più faticosa nel pomeriggio perché esce dal leone ed entra nello spazio zodiacale della Vergine. Quindi alcune richieste che arrivano dal mondo esterno, alcuni doveri, alcune responsabilità o alcune seccature e incombenze anche all'ultimo minuto possono sottrarre un po' di tempo di qualità a voi e quindi vi dovrete in qualche modo nelle giornate poi che vanno da lunedì pomeriggio a martedì e parte del mercoledì vi dovrete in qualche modo un po' sacrificare, vi dovete ancora impegnare, ma poi mercoledì sera la luna irrompe nel vostro spazio zodiacale e le giornate di giovedì e venerdì saranno importantissime proprio perché già da mercoledì sera cambierete un po' atteggiamento, sarete più
più positivi, più fiduciosi anche in voi stessi e negli altri. E giovedì e venerdì si creano delle situazioni che vi portano a risolvere un problema con il quale vi siete confrontati e che vi ha fatto perdere l'entusiasmo. Tornerete a piazzare strategicamente delle, le vostre pedine e questi giorni saranno importanti soprattutto per le trattative in corso. Anche le trattative più brutte, quelle più energeticamente pesanti, ad esempio se vi siete separati, se dovete far quadrare i conti, se avete rotto con un socio o se avete rotto con il partner, in qualche modo tra giovedì e venerdì arrivano delle soluzioni, voi cambierete atteggiamento e riuscirete a prendere delle decisioni in modo diplomatico come piace a voi, facendo contenti un po' tutti, cambiando proprio il corso di tutti questi eventi che sono in atto e che vi spengono di tanto in tanto l'entusiasmo. Importantissimo sarà il fine settimana con questa luna che diventa nuova e che vi permetterà in qualche modo di terminare quel processo di risveglio che è avvenuto con la fase immediatamente successiva al compleanno e entro il fine settimana avrete ben chiara la visuale su cosa vi manca e come fare per raggiungere e riceverete anche delle conferme di natura affettiva o economica nel fine settimana grazie al sostegno o all'aiuto di un familiare o al sostegno del partner. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere in questo momento è nel segno ed è una Venere carica di passione. Venere e Marte non vanno molto d'accordo, però in questo momento c'è il risveglio di un qualcosa, uno sblocco di un qualcosa che può avvenire proprio da giovedì in avanti e quindi si trovano delle soluzioni, si riprende, si ritrova un'armonia anche nei rapporti a due, se ci sono stati dei problemi si trovano delle soluzioni. C'è un grande ritorno sulla scena dei sentimenti, ma delle pulsioni e del desiderio e quindi sdraiandovi si risolvono molte cose. Per quanto riguarda invece il discorso single, alcune però coppie, in qualche modo quelle che non vanno d'accordo, entrano in una fase impegnativa che però in qualche modo se non vanno più bene per voi queste persone è inutile tenervele lì e ho come il sospetto che ci sia già altro nel vostro cuore, quindi per quello prenderete la decisione migliore di troncare per ripiegare su altro. E per quanto invece riguarda il discorso single, questo è un momento dove alcune persone che avete conosciuto nell'ultimo periodo possono rivelare i loro sentimenti, la loro natura e quindi c'è la possibilità di confrontarsi con persone che già conoscete e che fanno toc toc. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento se vi siete riconosciuti nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Bye bye! Parliamo del segno dello scorpione, un segno che diventa sempre più forte, più consapevole, che inizia a cambiare atteggiamento davanti ad alcune resistenze e inizia a promuovere anche il cambiamento laddove è diventato necessario in tutti quei settori di vita che si stavano cronicizzando. È un periodo particolarmente intenso proprio perché il sole di transito nel segno promuove la rinascita, ma porta anche tutto nella vostra direzione, tutto quello che deve cambiare, tutto quello che in qualche modo non funziona più, e vi obbliga a confrontarvi con tutte queste situazioni che devono in qualche modo che voi dovete in qualche modo far funzionare. Arrivano dei grandissimi rinforzi questa settimana proprio nella vostra direzione. Il primo è Mercurio che martedì ritorna nel vostro spazio zodiacale e arriva a mettere un po' di fermento a tutto quello che si è rallentato nel corso delle ultime settimane. Vi porterà anche in contatto con tutti quei ripensamenti, tutti quei progetti che avete messo sotto revisione o che voi avete messo in stand-by in qualche modo perché non avevate ancora le idee abbastanza chiare. Ed ecco che questo Mercurio
Arriva martedì, irrompe nel vostro spazio zodiacale e porta nuovamente tutto nella vostra direzione. E lì potrete finalmente cambiare atteggiamento, cambiare idea, vedrete le cose sotto una nuova prospettiva, da una nuova angolazione. E poi, nel fine settimana, arriva la luna nel vostro spazio zodiacale che diventa nuova, che andrà un po' a chiudere quel portale che si era aperto con il 31 di ottobre, con la luna piena nel segno opposto al vostro, il toro. E questo portale in qualche modo vi permetterà di individuare bene tutto quello che deve cambiare in qualche modo nella vostra esistenza, portandovi più riscontri, più conferme di tipo economico, di tipo sentimentale, nei rapporti, nei progetti. Ed ecco che nel fine settimana, grazie a questa luna che diventa nuova in vostro onore, avrete sicuramente le idee più chiare per promuovere il cambiamento laddove è diventato necessario. È un Mercurio quello che vi entra nel vostro spazio zodiacale che vi permette di captare delle cose che devono ancora verificarsi in qualche modo, e quindi grazie a questo Mercurio avrete la percezione, una percezione, un senso più acceso che vi aiuterà in qualche modo a pianificare onde evitare di subire qualche brusco rallentamento o qualche situazione non preventivata. E quindi ascoltate il vostro intuito, date retta alla prima impressione. E in qualche modo, se avete già delle idee e volete in qualche modo cambiare delle cose, muovete i passi proprio in questa settimana. Aspettate però, perché la settimana inizia con una quadratura della Luna. Nella giornata di lunedì la Luna è nel Leone e questo è un po' come iniziare la settimana appesantiti, nodosi, spigolosi. Non sarete molto per la quale, probabilmente perché vi lasciate anche alle spalle un weekend dove le vostre emozioni erano così, erano nodose, erano in qualche modo rigide. E quindi adesso, nella seconda metà del lunedì, però, la Luna esce dal Leone per entrare nel segno della Vergine. E lì preparatevi perché la settimana sarà in discesa nella vostra direzione. Arrivano già nella giornata di lunedì, nel pomeriggio o comunque verso sera, per poi ancora nella giornata di martedì e parte del mercoledì, arriveranno delle notizie, prenderanno forma dei cambiamenti, voi avrete la possibilità in qualche modo di mettervi al lavoro a un nuovo progetto, prenderete delle informazioni molto utili che vi porteranno sulla strada giusta per voi, oppure c'è la possibilità in qualche modo di rivedere meglio da vicino un progetto da sviluppare, cambiando delle cose che poi si riveleranno piuttosto utili. Ecco che le prime giornate della settimana sono molto interessanti. Tenetevi connessi perché in qualche modo possono arrivare delle chiamate, delle notizie che vi agevoleranno tantissimo. Poi giovedì e venerdì la Luna entra nel segno alle vostre spalle. Lì sono le uniche due giornate che in qualche modo possono un po' rallentare ancora delle cose o a causa soprattutto di scadenze, di responsabilità, di situazioni che in qualche modo possono obbligarvi a spostare l'attenzione su di voi per dedicare l'attenzione ad altro. E vi dovrete in qualche modo un po' sacrificare o avrete la percezione di spendervi un po' troppo e malvolentieri per cose che non vi interessano. Poi però venerdì sera cambiano le frequenze, la Luna irrompe nel vostro spazio zodiacale e inizia la fase di novilunio. E quindi con questa Luna nel segno tutto torna verso di voi, cambierete atteggiamento e lascerete spazio a un fine settimana dove sono le emozioni, i sogni, le ambizioni, tutti quei progetti. Scusatemi, ogni tanto do uno sguardo al cane nuovo, progetti, sogni, ambizioni che in qualche modo ritornano in superficie, portandovi delle conferme. Vi aprirete di fatto al nuovo e quindi
Benvenga questa settimana. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, il Venere nel segno alle spalle non offre ancora molte garanzie, sebbene questa è una settimana importante per trovare il modo di far funzionare le cose in un rapporto se si sono verificati dei problemi. In questo momento la famiglia, le richieste degli altri o il tentare in qualche modo di arginare i problemi che arrivano dal mondo esterno, possono aver, scusatemi, possono aver, in qualche modo creato delle interferenze, e sottratto tempo di qualità, scusami. E tempo di qualità alla coppia e al benessere della coppia. Voi non dovete permettere questa cosa, dovete in qualche modo trovare il modo di far funzionare le cose, mettendo anche dei paletti, degli argini un po' più alti a protezione del vostro rapporto. Per quanto riguarda invece il discorso single, nel fine settimana tenetevi pronti perché possono prendere forma degli incontri anche virtuali con persone che in qualche modo vi risvegliano qualcosa che stava dormendo, così come c'è anche la possibilità di riprendere i contatti con persone che avete conosciuto durante l'estate e che vi risvegliano un qualcosa che stava dormendo. Però per il momento non fatevi grossi sogni e aspettative perché in qualche modo bisognerà aspettare il 21 quando Venere, il 21 di novembre, quando Venere entrerà nel vostro spazio zodiacale. Per il momento non mettete il carro davanti ai buoi. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi chiedo scusa per l'interruzione e vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del Sagittario, un segno che sta confrontando con la sua pre-rinascita, è in attesa di rinascere, il sole si trova alle spalle e sta per raggiungervi, ma al momento non riesce ancora a riscaldare il vostro spazio zodiacale. La fase di pre-rinascita è un momento dell'anno dove si traggono delle conclusioni, dove si lavora dietro le quinte, dove bisogna ogni tanto confrontarsi con una sensazione di fallimento perché si ha come la percezione di andare un po' da tutte le parti, meno che nella direzione sperata. Allo stesso tempo, però, in questo lavorare dietro alle quinte diventa un passaggio necessario proprio per prevenire e iniziare anche a pianificare in modo strategico le mosse importanti che dovete in qualche modo mettere in atto per proteggere i vostri progetti, le vostre ambizioni, i vostri sogni e gli obiettivi da raggiungere. Da questa settimana anche Mercurio ritorna nello Scorpione e quindi il pensiero andrà un po' a girare come il criceto nella ruota, dando poco spazio alle novità e anche alle soluzioni in qualche modo, perché quello che in qualche modo farete è quello di mettere i sogni davanti a tutto, e questo vi può far perdere del tempo prezioso perché in qualche modo bisogna adesso lavorare su quello che è fattibile e scartare quello che non lo è. Detto questo, non è un periodo brutto, però, nel senso che comunque è necessario ed è utile proprio per andare a ridistribuire pesi e misure nelle responsabilità, nelle scadenze, nel cuore, nelle necessità e nelle richieste da parte degli altri che sono molto ingombranti, e in questo vi può essere molto d'aiuto la luna che diventa nuova nel fine settimana. Proprio perché grazie a questa luna di transito nel vostro dodicesimo campo avrete più chiara la visuale e capirete veramente su cosa state investendo male il vostro tempo e quali sono quei settori di vita che producono una dispersione dell'energia e quindi poi automaticamente cambierete
atteggiamento. La settimana si apre con una luna nel segno del leone, e quindi lunedì si inizia bene, però poi con il passare delle ore nella giornata di lunedì la luna nel pomeriggio cambia di segno ed entra in quadratura nella Vergine. E lì voi avvertirete proprio un cambio di frequenze. Ci sono delle cose che incalzano a un ritmo frenetico nel lavoro, ci sono delle richieste non preventivate che arrivano all'ultimo minuto, per cui potreste anche dover rivedere i vostri impegni in agenda, e questa luna porta freddezza, porta legnosità, porta una rigidità a livello emotivo, che può anche essere utile in questo momento se dovete prendere le distanze da tutto quello che in qualche modo sta diventando ingombrante. Però non vi nego che lunedì, martedì e parte del mercoledì, almeno fino alla sera, dovrete confrontarvi con queste frequenze che vi fanno stare con il fiato sul collo. E quindi mi raccomando, non traete conclusioni affrettate, ma se individuate quei settori di vita che in qualche modo vi appesantiscono, è arrivato il momento di chiudere un po' i rubinetti della vostra disponibilità. Poi mercoledì sera cambierete atteggiamento grazie alla luna che esce dal segno della Vergine per entrare in quello della Bilancia. Tornerete ad essere un po' più positivi, un po' più fiduciosi. Ci sono oltretutto nelle giornate di giovedì e venerdì degli appuntamenti importanti o degli incontri di lavoro importanti che possono portarvi anche a lavorare a un nuovo progetto. Si può formare una nuova squadra, un nuovo team di lavoro. Ci sono insomma delle situazioni che vi agevolano anche negli incontri, perché ragazzi, è vero che adesso siamo di nuovo in lockdown, però per il momento Venere inizia a fare un aspetto di opposizione con Marte, e c'è un qualcosa che riprende, che si riscalda i motori nelle conoscenze, nei rapporti, quindi c'è un qualcosa che può anche aiutarvi a risolvere dei problemi che si sono creati o delle preoccupazioni che si sono creati con i figli o in coppia. I giovedì e venerdì sono giornate molto interessanti. Poi nel fine settimana cambiano nuovamente le frequenze, già da venerdì sera, con la luna che entra nello spazio zodiacale dello Scorpione, e quindi in qualche modo abbasserete nuovamente i livelli di fiducia temporaneamente. Però questa luna che diventa nuova avrà il delicatissimo compito di aiutarvi a ridistribuire meglio pesi e misure nelle responsabilità, nelle questioni professionali, nelle richieste, nelle urgenze a livello familiare, e vi permetterà di osservare bene dove dovete investire e dove dovete smettere di investire il vostro tempo prezioso. Questo è un po' il comune denominatore. Poi, per quanto riguarda i sentimenti, questa bella Venere nella Bilancia vi invita a inserire elementi nuovi, elementi di rottura nuovi. Per quanto riguarda il discorso coppie, c'è un bisogno di riscaldare un qualcosa che si era congelato strada facendo, e adesso vi darà la possibilità, proprio da questa settimana, soprattutto giovedì e venerdì, di riprendere un certo tipo di dialogo, di fare un lavoro migliore di squadra se avete dei figli e se ci sono stati dei problemi. Vi dà la possibilità in qualche modo di inserire elementi nuovi come divertimenti o iniziative che vi faranno riscaldare un po' le lenzuola o anche il cuore che si era temporaneamente congelato. Per quanto riguarda il discorso single, state bene allerta, con gli occhi bene aperti attorno a voi, soprattutto se chattate, se utilizzate i social network, o c'è la possibilità o di ricevere una telefonata da parte di una persona che vi piace, o che sulla quale avete messo gli occhi tra giovedì e venerdì, e possono arrivare delle conferme. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao ciao! Parliamo del segno del Capricorno, un segno che da questa settimana inizia ad alleggerirsi e a prendere delle decisioni risolutive che si riveleranno
giuste e importantissime proprio per raggiungere i vostri obiettivi, i vostri sogni e le vostre necessità. È una fase impegnativa che comunque inizia ad allentarsi proprio da questa settimana. Intanto perché Mercurio da martedì esce dallo spazio zodiacale della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione. E lì il pensiero inizierà in qualche modo a spostarsi. Non andrà più a insistere su tutto quello che non funziona e non sta funzionando. Nell'oroscopo del mese di novembre vi avevo un po' accusato dicendovi che avete, con la vostra insistenza avete fatto diventare obesi i vostri problemi. Ed ecco che grazie a Mercurio che esce dallo spazio zodiacale della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione nella giornata di martedì, inizierete a guardare a proprio posare lo sguardo altrove, cercando di osservare invece tutto quello che sta funzionando nella vostra vita e oppure quello che non sta funzionando, trovando una soluzione per farlo funzionare. Questo è il senso. E grazie all'opposizione che si forma tra Venere e Marte, che sono entrambi in quadratura, per voi e in opposizione tra loro, arrivano delle soluzioni interessanti o prendono forma delle situazioni che vi porteranno a prendere delle decisioni importanti che si riveleranno risolutive per risolvere un determinato problema se ci sono problemi connessi al lavoro, in casa, in famiglia. Alcune urgenze. Alcuni problemi o preoccupazioni resteranno comunque, non è che spariscono da questa settimana, però cambierete atteggiamento, inizierete a prendere il tutto in un modo diverso e inizierete proprio a far funzionare le cose, costi quel che costi. Sì, Gioia, stai qua, ragazzi. Per quanto riguarda il discorso finanze, c'è ancora qualche preoccupazione, preoccupazione che in qualche modo può accentuarsi ancora, soprattutto per il lavoro, il discorso se siete liberi professionisti, se ci sono delle preoccupazioni, ecco, connesse alle finanze, possono accentuarsi nelle giornate di giovedì e di venerdì. Tuttavia, questa è una settimana che però vi tenderà un grandissimo aiuto proprio nelle giornate che vanno da lunedì a mercoledì e poi ancora nel fine settimana. Intanto, lunedì e martedì e parte del mercoledì possono arrivare delle situazioni piacevolissime, non preventivate, che vi faranno trovare al posto giusto, nel momento giusto, anche con le persone giuste, perché no? Ci sono delle situazioni che possono arrivare attraverso il lavoro e che sono delle notizie, delle chiamate, che vi, porteranno delle conferme in più. Se ci sono problemi connessi alla burocrazia, se avete riscontrato un certo tipo di problema con la richiesta di documenti per sviluppare un progetto, avete fatto delle richieste, ecco che tra lunedì, martedì e parte del mercoledì arrivano le risposte e avviene uno sblocco, soprattutto nella giornata di martedì, che è molto interessante. Poi mercoledì sera la luna cambia di segno, si sposta dalla Vergine per entrare nella Bilancia e questo può portare un po' di rigidità, soprattutto nelle emozioni, e può anche aumentare alcune di quelle preoccupazioni che vi avevo già anticipato connesse al lavoro, ai soldi, insomma, però si creano delle condizioni ideali per maturare una decisione definitiva. E quindi tra giovedì e venerdì sono giornate importanti per capire un po' come risolvere alcuni di questi problemi e non escludo che possano anche arrivare attraverso il mondo esterno, attraverso la famiglia, attraverso le amicizie, attraverso delle conoscenze, l'aiuto giusto e quindi un supporto e un valido aiuto. Poi nel fine settimana la luna diventa nuova nel segno dello Scorpione e lì inizierete proprio anche a cambiare
atteggiamento, ad avere, a fare più lavoro di squadra, a capire che da soli diventa un po' più difficile raggiungere tutti quegli obiettivi. E oltretutto avrete anche il bisogno e l'urgenza di inserire elementi nuovi nella vostra esistenza, onde evitare che possano in qualche modo che possa cronicizzarsi la routine. E quindi nel fine settimana ci sono e si creano delle condizioni ideali per promuovere una novità o per conoscere delle nuove persone o entrare a far parte di un nuovo circuito anche di amicizie. Perché no? Ci sono delle ottime cose che possono arrivare nel weekend e che vi porteranno anche a maturare un certo tipo di decisione in merito a un progetto o a un'idea che avevate tirato fuori dal cilindro dal 31 di ottobre, quando la luna è diventata piena nello scorpione. Quindi questa luna nuova chiude un ciclo e ne apre uno completamente nuovo. E quindi avrete anche le idee un po' più chiare su cosa sviluppare e cosa invece lasciare da parte. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere è ancora in quadratura, che si gioia, però vabbè, è ancora in quadratura e quindi non permette grandi slanci. Tuttavia, per quanto riguarda il discorso coppie, da questa settimana si può dire che il Capricorno possa entrare in una nuova fase dove andrà veramente a mettere un po' sul piatto le opzioni e le offerte per far funzionare un rapporto, se si è accorto che in qualche modo c'è qualcosa che non va, ma possono anche crearsi i presupposti per dire arrivederci e grazie, non mi interessa. E sono soprattutto le giornate di giovedì e venerdì quelle più dedicate. Dovrete aspettare la fine del mese, comunque attorno al 21, che questa Venere esca dalla bilancia per riattivare un qualcosa. Le coppie dovrebbero, dal mio punto di vista, inserire degli elementi di rottura nuovi o tenere alla larga la famiglia e tutte quelle dinamiche connesse ai rapporti familiari o a quelle preoccupazioni che interferiscono nelle dinamiche di coppia. Quindi mi raccomando, mettete qualche paletto, qualche confine in più. Single, non fatevi tante aspettative, dovete aspettare il 21 di novembre quando Venere esce dalla bilancia. Per il momento non fatevi sogni, non fatevi pippe mentali, perché non c'è trippa per gatti, anche se ho come il sospetto che voi abbiate messo gli occhi su qualcuno e quindi lì poi bisogna vedere cosa arriverà verso la fine del mese. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao ciao! Parliamo del segno dell'acquario, scusatemi ma la mammite, spero che non vi distragga nell'ascolto del video. Un segno, quello dell'acquario, che si sta confrontando con il passaggio del sole nel segno dello scorpione e che forma una scomoda quadratura. Una quadratura che ha un delicatissimo compito per l'acquario, cioè quello di mostrare tutto quello che deve in qualche modo cambiare e come fare per raggiungere tutti quegli obiettivi, perché questo sole da una parte aumenta la posta in gioco nel raggiungimento degli obiettivi e quindi possiamo essere di fronte a un acquario che deve anche confrontarsi con le proprie aspettative, aspettative che possono anche diventare delle delusioni, perché in qualche modo vi eravate fatti dei programmi vostri, avevate una scaletta ben precisa di appuntamenti importanti da raggiungere, obiettivi importanti da raggiungere, e questo sole in qualche modo aumenta la posta in gioco e vi fa sentire, vi fa in qualche modo percepire la sensazione di non essere ancora arrivati o che ci sia molta strada ancora per mettere la bandiera sul raggiungimento di un obiettivo o che siete ancora ben lontani dal raggiungerlo. Quindi in qualche modo questo sole vi dice: ma è tutto qui?
Volete veramente andare da questa parte, in questa direzione, promuovere questo tipo di iniziativa? Benissimo, qualora voi foste in questa situazione che vi ho appena spiegato, dovete ascoltare assolutamente il vostro cuore, il vostro intuito, le vostre necessità. Proprio perché in questo momento Venere, al suo passaggio nel segno della bilancia, vi aiuta a direzionare le scelte, le decisioni importanti proprio per arrivare, per raggiungere un obiettivo. In questa fase si parla del sviluppare nuovi progetti, rispolverare talenti, capire come fare per aggirare tutti quegli ostacoli che in qualche modo vi impediscono di raggiungere l'obiettivo. E questa è una Venere che diventa come una sorta di talismano che si riattiva nel momento del bisogno, aiutandovi a capire quale direzione dare alla vostra vita. E questa settimana, proprio in base a quello che si formerà a livello astrologico questa settimana, c'è la possibilità di tendere l'arco e di puntare la freccia nel raggiungimento di questi obiettivi. Punto primo, perché Venere forma un'opposizione con Marte. Intanto avrete la possibilità finalmente di dire le cose come stanno ad alcune persone che vi hanno deluso strada facendo, e quindi c'è questa opzione nell'aria. Di mettere le cose in chiaro a livello professionale, ma anche di trovare la strada più libera nella progettare tutti quei sogni o quei progetti da mettere in cantiere. Martedì Mercurio esce dalla bilancia per entrare nel segno dello Scorpione e a sua volta formerà un aspetto disarmonico. Tuttavia, questo Mercurio creerà le condizioni ideali proprio per sbloccare tutte quelle cose che sono rimaste in stand-by. E quindi non escludo che qualcuno possa anche addirittura iniziare tutta una serie di colloqui o apprendere delle informazioni che lo porteranno o a cambiare lavoro o a aumentare la posta in gioco nelle trattative per quanto riguarda il discorso professionale. Ma mi riallaccio al discorso precedente: questa Venere vi può portare anche a capire cosa vi manca e quindi se siete in quella fase dove nel lavoro ci sono delle cose che non funzionano più, dinamiche che continuano a ripresentarsi. Questo è anche il momento giusto per andare da un'altra parte, cambiare direzione, cambiare completamente direzione, perché magari è arrivato il momento di investire su un proprio talento, una propria capacità o di riprendere in mano magari gli studi che avevate abbandonato. La settimana si apre con un pizzico di incertezza nella giornata di lunedì, soprattutto in mattinata. È una luna quella nel leone che forma un'opposizione. E che in qualche modo vi porta anche a dire dobbiamo cambiare le cose, dobbiamo cambiare le cose, ma non avete ancora ben chiara la situazione e quindi non sapete ancora come far funzionare determinate cose. Poi nel pomeriggio la Luna esce dall'opposizione ed entra nella Vergine e lì creerà delle condizioni interessanti per quanto riguarda il discorso economico, burocrazia. C'è uno sblocco, può avvenire uno sblocco nelle questioni burocratiche, soprattutto tra martedì e mercoledì, comunque già da lunedì pomeriggio, possono arrivare delle notizie, vi può arrivare l'informazione giusta, e quindi c'è un qualcosa che si sblocca a livello finanziario o burocratico che vi ha fatto vedere i sorci verdi. Nella giornata di giovedì e venerdì, occhi a bene aperti sull'orizzonte, perché sono giornate importantissime che attraverso quelli che possono essere gli stimoli o delle chiamate vere, delle notizie che vi arrivano o dei consigli che vi arrivano, prenderà forma la direzione da dare alla vostra esistenza e non c'è più tempo da perdere perché poi nel fine settimana la luna diventa nuova nello Scorpione e questo vi porterà in qualche modo a
chiudere tutto quello che non sta funzionando, a individuare bene tutto quello che non sta funzionando nella vostra esistenza, come fare per cambiarlo e quindi vi preparerete di fatto a un nuovo inizio, assumendo un atteggiamento completamente diverso. Per quanto riguarda le giornate di giovedì e di venerdì, faccio un passo indietro. Oltre a tenere gli occhi bene aperti sull'orizzonte, possono veramente prendere forma delle cose interessanti che vi porteranno una conferma o vi faranno trovare al posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. Quindi mi raccomando, ascoltate il vostro cuore, ma soprattutto il vostro intuito. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, adesso è arrivato il momento di fare rotta verso un qualcosa di nuovo e quindi avrete la possibilità in coppia soprattutto di riprendere, di ritrovare un certo tipo di dialogo, di armonia, se ci sono stati dei problemi nelle ultime settimane. Ecco che questa opposizione tra Marte e Venere vi aiuta a mettere in chiaro le cose per far funzionare le cose e quindi avrete la possibilità di dire proprio le cose come stanno per far funzionare il tutto. Alcuni però nati del segno, se soprattutto quelli che non ne possono più di un certo tipo di relazione, se hanno dei problemi, ecco che con questa settimana vuoteranno definitivamente il sacco e quindi c'è la possibilità di confrontarsi con un dialogo che poi può portare anche a una rottura. Per quanto riguarda invece il discorso single, tenete gli occhi aperti sull'orizzonte, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, attraverso l'uso della tecnologia, chat, social network, tutto quello che ha a che fare con anche le conoscenze che avete fatto in passato, perché c'è la possibilità di ottenere una conferma. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, vi chiedo scusa per lei e vi auguro una splendida settimana stellare. Parliamo del segno dei pesci, un segno che si prepara a vivere una settimana dal mio punto di vista molto interessante e che può essere anche risolutiva per tutti quei progetti che sono rimasti fermi o che hanno subito un rallentamento, ma anche per sbloccare o trovare una soluzione di tipo economico, proprio perché tutti i segni mobili, e quindi voi compresi perché siete un segno mobile, quindi i segni mobili sono Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si devono in qualche modo confrontare con alcune situazioni o preoccupazioni connesse al lavoro e alle questioni economiche. E questa, dal mio punto di vista, sarà una settimana particolarmente significativa e risolutiva, che vi darà la possibilità di trovare una soluzione o in campo economico o burocratico in tutti quei progetti che hanno subito un forte rallentamento nell'ultimo periodo. Siete sostenuti dal transito del Sole al suo passaggio nel segno dello scorpione, che da questa settimana farà anche oltretutto un bellissimo trigono con il vostro Nettuno nel segno. E quindi sarà un po' come scagliare la freccia sulla realizzazione di sogni, obiettivi importanti da raggiungere. In qualche modo avrete ben chiara la visuale e l'orizzonte da raggiungere per ottenere di più, per andare incontro alla realizzazione, allo sviluppo di questi progetti. E in questa fase, già da questa settimana, possono prendere forma degli stimoli, delle iniziative, degli incentivi o delle cose interiori, dei movimenti, degli smottamenti interiori che vi riconnettono ai vostri talenti, talenti che magari avete messo da parte o ad esempio molti pesci in questo momento stanno prendendo in considerazione l'idea di sviluppare il proprio talento o di mettere a rendita il proprio talento e possono in questo momento risvegliarsi ambizioni, sogni, c'è magari il desiderio e il bisogno di riprendere in mano, non lo so, gli studi oppure di partecipare a un corso per aggirare l'ostacolo è per far funzionare anche le cose ottenendo più conferme e per avere magari anche un ingresso in più, un ingresso maggiore di denaro, un flusso diverso
di denaro. Questo è un po' il comune denominatore. Poi le giornate più importanti della settimana saranno quelle iniziali e quelle finali, anche perché la settimana si apre con una luna di transito nel segno del leone nella giornata di lunedì e quindi soprattutto nella prima parte di lunedì, nella mattinata, avrete come la sensazione di essere appesantiti, di dovervi confrontare con una routine che in qualche modo vi dà fastidio. Ci sono delle interferenze che possono crearsi. Poi nel pomeriggio la luna esce dal segno del leone per entrare in quella della bilancia e della vergine, formando un'opposizione con voi. E le giornate che vanno poi da lunedì pomeriggio a martedì, mercoledì sera sono importantissime. Intanto lunedì tenetevi qualche opzione libera perché possono arrivare possono prendere forma degli imprevisti o delle situazioni, delle richieste non preventivate che possono, farvi un po' scompaginare gli impegni già presi in agenda. Tuttavia sono delle notizie, sono, delle chiamate o sono anche dei vostri cambiamenti repentini che possono portarvi sulla strada giusta, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di un progetto. Il lavoro, i rapporti di lavoro possono arrivare, possono prendere forma delle situazioni che vi aiutano ad ottenere di più. Per quanto riguarda il discorso burocrazia, la gestione delle finanze, già da martedì, con l'ingresso di Mercurio che ritorna nello Scorpione, ci sono delle conferme in arrivo, ma dovrete aspettare le giornate di giovedì e di venerdì per avere delle conferme in più in merito a tutte quelle questioni economiche o per trovare una soluzione o maturare una decisione definitiva e risolutiva, soprattutto nei rapporti professionali, nei progetti condivisi e per quanto riguarda la burocrazia e le finanze. Poi tenetevi pronti perché nel fine settimana la Luna, già da venerdì sera, esce dalla bilancia per entrare in quella dello Scorpione, nel vostro segno amico, e lì avrete una visuale pazzesca e incredibile sul futuro, da raggiungere, anche perché questa luna diventa nuova nella giornata di domenica e tutto il futuro, tutto l'orizzonte è limpido e quindi si presenta l'occasione nel fine settimana di connettersi ai propri sogni e capire come fare per raggiungere questi sogni, queste urgenze, queste necessità. E non escludo che qualcuno possa prendere in considerazione l'idea proprio nel fine settimana di cambiare completamente rotta, di dare una nuova rotta alla propria esistenza. So che non è il momento ideale per poter parlare di questo, ma questa luna nuova può mettervi in contatto con un grande desiderio di cambiare città, di cambiare paese, di cambiare casa, di cambiare lavoro. Ed ecco che si formano le condizioni ideali proprio dal fine settimana per tendere l'arco e scagliare la freccia in una direzione completamente diversa. Per quanto riguarda invece il discorso sentimenti, adesso è arrivato il momento di riscaldare veramente le lenzuola, onde evitare di ravanare, come si suol dire, in settori poco limpidi e torbidi. Quindi in coppia, attenzione in questo momento, soprattutto per chi ha un rapporto extra, punto primo perché non è un momento felice per avere una storia parallela. Punto secondo, perché questi elementi che si formano questa opposizione che si forma tra Venere e Marte può mettere a rischio tutte quelle coppie che in qualche modo si erano un po' cronicizzate o si erano raffreddate. Quindi in questo momento bisogna inserire degli elementi nuovi, rompere qualche tabù e concedersi qualche peccato in più. Chi ha una storia parallela deve fare molta attenzione perché molto probabilmente verrà scoperto. Quindi attenzione, in questa fase. I single. So che non è un momento ideale per i divertimenti, ma c'è la possibilità comunque di tirare
tirare fuori anche il vostro lato dark, il vostro lato oscuro e di mostrarlo agli altri, cercando proprio il divertimento. Non escludo che però tutte le persone che in qualche modo contatterete o con le quali, dalle quali verrete contattati strada facendo si riveleranno qualcosa di più o molto altro verso la fine di novembre e per buona parte di dicembre. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Bye bye!